Sindaco, si è appena conclusa la passione di Cristo nella sua città, qua a Falerna. Sì, si è conclusa questa manifestazione, una bella manifestazione, siamo soddisfatti, sono stati veramente bravi, dai, questi ragazzi che hanno partecipato hanno fatto un bel lavoro, sono stati bravi, purtroppo il tempo non ci ha aiutato, c'è questo vento che è forte, un po' disturba, però ce l'hanno fatta comunque, sono stati veramente bravi. La Passione di Cristo, una delle manifestazioni che qui a Falerna promuove il territorio. Promuove il territorio, ormai è una tradizione, sta diventando sempre più una tradizione. Sì, serve per promuovere questo borgo, qua siamo Falerne che è la parte storica, il centro capoluogo del territorio, in un posto stupendo perché questa è una piazza meravigliosa che tanti conoscono, tante persone vengono qui a questa chiesetta meravigliosa anche per sposarsi, insomma è un posto bello e promuove anche il territorio, è vero. Anche la gente del quartiere costiero ha partecipato quest'anno. Non ho capito, mi scusi, la gente? Anche la popolazione del quartiere costiero ha partecipato. Sì, ha ragione, sì, c'è stata una partecipazione diffusa di tutto il comune, insomma, noi siamo su più frazioni, abbiamo questo che è il centro capoluogo, Castiglione e Marina, ma un po' tutto il territorio ha partecipato per la buona riuscita di questa manifestazione. Prossimi appuntamenti per l'estate? Prossimi appuntamenti per l'estate, siamo in fase organizzativa, stiamo lavorando, ci saranno eventi davvero interessanti che ancora non pubblicizziamo ma lo faremo a breve perché saranno davvero delle iniziative particolari, questo lo posso già dire.